Tua figlia cresca in esilio? Io voglio le prove. Il professor Amshari, con la sua bella moglie e la figlia, era implicato nel tentato omicidio di Ben Gurion. Reclutava per conto di Al-Fatah in Francia. Lo avete fermato? Dovevamo tentare di portarlo in Israele. E Zaiter, quell'innocuo piccolo scrittore a Roma, c'era lui dietro alla bomba sul volo El Al 76 del 68 e lavorava un'altra bomba in agosto. Potrei continuare così. Secondo prove che non ha visto nessuno. Se quegli uomini hanno commesso dei crimini, avremmo dovuto arrestarli, come Eichmann. Se loro vivono, muoiono gli israeliani. Qualunque dubbio tu abbia, sai che questo è vero. Hai fatto il tuo dovere, ma sei infelice. Ho ucciso 7 uomini. Salami no. Lo prenderemo, naturalmente. Credi che la tua fosse l'unica squadra? È una grossa operazione di cui voi facevate parte. Questo allevia il tuo senso di colpa? Abbiamo raggiunto qualche risultato. Ogni uomo ucciso è stato sostituito da uno peggiore. Perché tagliarsi le unghie, allora, se ricrescono? Abbiamo ucciso per sostituire i vertici del terrorismo o i vertici palestinesi. Mi dica che cosa abbiamo fatto. Li avete uccisi per il bene di un paese che ora scegli di abbandonare. Il paese che hanno costruito i tuoi genitori, nel quale sei venuto al mondo. Li hai uccisi per Monaco, per il futuro, per la pace. Non c'è nessuna pace alla fine di tutto. Non importa cosa lei pensi, sa che è la verità. Ecco quello che so. Tuo padre è malato, tua madre resterà sola. Tu sei un Sabra, tua moglie e tua figlia sono Sabra. Sono venuto a dirti solo questo. Torna a casa. Venga a mangiare da me stasera. Ma sì, lei è ebreo, è straniero, è scritto da qualche parte che è mio dovere chiederle di venire a spezzare il pane con me. Allora, spezza il pane con me, Efraim.